Oggi parleremo di parassiti intestinali, un problema molto antico ma anche molto attuale. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al sito didattica.scienzanatura.it e di abbonarvi ai miei quaderni settimanali alla rivista Scienza Natura, che settimanalmente è un approfondimento di tutti gli argomenti che trattiamo sui diversi video. I parassiti intestinali sono un problema veramente importante, se ne parla da sempre, la storia della medicina è fatta di queste parassitosi che possono essere l'atenia, gli ascaridi lombricoidi, quindi io mi ricordo proprio i vecchi libri di medicina parlavano delle infezioni da echinococco, per esempio, quindi era una bellissima diagnosi quando il medico degli anni 30 diagnosticava la cisti echinococco al fegato. Quindi voglio dire, è molto frequente il parassita, e il parassita ovviamente si alberga dove? Primariamente, non solo, ma primariamente a livello intestinale. Ma cerchiamo di vedere un po' globalmente cosa vuol dire, cosa significa quando noi troviamo in una persona un parassita, che può essere un'ameba, per esempio, può essere un verme corto come uno sciuri, può essere un verme molto lungo come una tenia, può essere un serpentello come una scaglia dell'ombricoide. Cosa vuol dire? In realtà, come sempre, come vediamo anche in natura, le piante, quando le piante sono parassitate, per esempio, da un fungo, sono parassitate da un'edera, vuol dire che la pianta è debole. Quindi il concetto è sempre quello di individuare se esiste un parassita intestinale, però la cura primaria è la prevenzione. Quindi la cura primaria è se non è tanto quella di lavarsi le mani, diceva una volta, non mettersi le dita in bocca, non mangiarsi le unghie, sì, vai, questo può essere certamente importante, come un po' facciamo adesso col coronavirus, è importante sì lavarsi le mani e mettersi la mascherina, però ancora più importante è cercare di alzare le difese, e nessuno parla di questo concetto di alzare le difese. Allora, anche nel problema della parassitosi intestinale è importantissimo alzare le difese. Quando è che troviamo questi parassiti? Io li trovo molto spesso, per esempio, in persone che vengono da un viaggio, non so, in Oriente, e arrivano con la giardia o arrivano con la ameba istolitica. In realtà certamente è importante il contatto col microorganismo che c'è stato, però è importantissimo il fatto che non è che lo trovi in tutte le persone, quindi queste persone che si ammalano sono persone che hanno un debole sistema immunitario, quindi non a caso lo troviamo molto spesso nei bambini. I bambini hanno tipicamente gli osciuri, si vedono proprio, hanno prurito al sedere, hanno tutti i parassiti, hanno sostanzialmente mal di pancia, possono dare diarrea, possono dare stitichezza, possono dare stanchezza, irritabilità, e tutta una serie di disturbi che sono gastroenterici, ma sono anche di tipo nervoso, perché poi il parassita produce anche delle neurotossine, e quindi queste sono molto importanti. E nel bambino si vede, perché lo troviamo nel bambino di 2 anni, di 3 anni, così, perché il bambino, come abbiamo detto tante volte, non ha un sistema immunitario formato e maturo completamente, quindi è ovvio che in questa immaturità immunologica si inserisce il parassita. Come il parassita si inserisce poi nel corso della vita, dopo uno stress che può essere un lungo viaggio, oppure in un momento di debilità immunitaria, anche se nella debilità immunitaria dell'adulto si inseriscono dei parassiti un po' più complessi e più subdoli, che sono magari la candida o che sono dei microorganismi, quindi non sempre vediamo queste situazioni nell'adulto. La cosa interessante comunque è quella di alzare le difese. Alzare le difese è fondamentale, e abbiamo una serie infinita di sostanze naturali estremamente utili per questo. E quindi si ricorre ai classici veleni per uccidere il verme, il classico Vermox e tutti gli affini, che sono tutte sostanze benzoate, molto simili come formula, solo quando ci sia il disturbo. Allora va preso queste sostanze benzoate in dose anche abbastanza elevata, perché i parassiti di oggi sono molto più aggressivi i parassiti di ieri, e quindi sarà molto importante. Se vediamo che il bambino, il parassita per esempio scende fuori dall'ano e da prurito di sera, quindi se noi mettiamo il bambino, allarghiamo il culetto, vediamo proprio questi osciuri che escono per il livello dell'ano, e allora se arriviamo a questo punto ovviamente è importante dare il Vermox. Però prima di questo teniamo conto che noi siamo sempre a rischio parassitosi, voglio dire, siamo sempre a rischio deficit immunitario, quindi noi dovremmo sempre fare dei ci e nutrirci di cose che aiutano anche sul piano immunitario.
Cito alcune cose molto banali, che sono per esempio l'aglio. L'aglio è un antiparassitario che si conosce da sempre. Quindi l'aglio, oltre ad avere degli effetti molto importanti di tipo antinfiammatorio a livello dell'intestino e anche antineoplastico, oltre che antipertensivo, se c'è un sospetto di parassitosi, si taglia lo spicchio di aglio la sera, si mette dell'acqua e si beve quest'acqua al mattino. Ma possiamo parlare anche dei semi di zucca. I semi di zucca, che sono così importanti per la prostata, per esempio, sono così importanti per molte problematiche, perché contengono tra l'altro molto zinco, molti acidi grassi insaturi e così via, hanno anche un potente effetto antiparassitario. Quindi nella nostra colazione, di cui io parlo spesso, mettiamo sempre un po' di semi di zucca affinché, tra le altre, oltre ad apportarci dei preziosi minerali, ci portino anche una difesa antiparassitaria. E poi magari sempre prende l'abitudine di bere del succo di melograno. Il succo di melograno, che è così buono e fa anche così bene al cuore, ha anche un effetto antiparassitario. Quindi, come tutto, dico il discorso prevenzione. Poi, se andiamo in situazioni più complesse in cui queste parassitosi tendano a recidivare, ci tendono ad essere dei disturbi, e noi vediamo molto spesso questi gonfiori che non riusciamo a classificare, poi tu cerchi i parassiti nelle feci ed è difficilissimo trovarli se non c'è proprio un'invasione massiva. E allora ecco che abbiamo dei rimedi diversi, abbiamo tutta una serie di piante che vanno dall'Hydrastis canadensis, per esempio al Coptis chinensis e così via. Però qual è l'elemento chiave che fa di queste piante degli antiparassitari? È il contenuto in berberina, e questo alcaloide della berberina è estremamente importante che lo facciamo tutti, io direi, a cicli, non solo per disinfettare l'intestino, per abbassare il colesterolo e per migliorare il livello glicemico, ma anche proprio per alzare difese. Abbiamo visto come la berberina è una delle molecole più interessanti anche per alzare difese anche nei confronti dei virus. Quindi il concetto è sempre lo stesso: tu alzi difese, difendi nei confronti dei parassiti, difendi nei confronti dei virus. I malati immunodepressi sono molto più soggetti alle parassitosi. E poi ci sono tante altre sostanze importanti. Potrei citare l'artemisia, che è una pianta di cui ho parlato tante volte, tutta la famiglia delle artemisie, dalla Brotanum artemisia, l'artemisia absinthium, queste piante amare, che sono anche queste piante antivirali e antimalariche, sono anche non solo contro il parassita della malaria, ma anche come i comuni vermi parassitari. Potrei citare la mirra, per esempio. La mirra è questa resina molto importante, anche questa come antiparassitario. E la curcuma e i chiodi di garofano, quindi le spezie, hanno un effetto antiparassitario molto importante. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire di inserire queste cose nella nostra alimentazione, magari a cicli, fare dei cicli col propoli, per esempio, altro importantissimo antiparassitario che le api usano proprio per difendere dai parassiti i loro alveari, no? E nell'ambito delle piante non posso dimenticare naturalmente le foglie di noce. Il noce ha queste foglie con questo estremo, la juglans regia, questo odore molto importante, molto speziato. Sotto il noce non crescono normalmente, proprio per questa ragione che cadono queste foglie, non crescono altre piante. Noi possiamo prenderci delle foglie di noce, tagliarle, fare un infuso di foglie di noce, quello è un disinfettante antiparassitario per il nostro intestino. Quindi voglio dire, il ricorso alla sostanza chimica, che non è mai del tutto ben tollerata, anche se non incide in maniera diretta sulle funzioni dell'organismo, deve essere secondario. Prima si fa la prevenzione con l'alimentazione, per esempio anche la curcuma. Ecco, usare spesso la curcuma in cucina è già un antiparassitario. In Oriente i parassiti sono molto frequenti, le spezie della curcuma e il chiodo di garofano sono usate anche per questo. Quindi tutte queste sostanze che alzano le difese saranno importantissime. Se poi cadiamo nella parassitosi, ricordiamoci invece di assumere certamente queste sostanze più importanti, che sono la berberina, l'artemisia o la juglans, per agire contro i parassiti. E l'aglio, naturalmente. Se poi ancora non abbiamo risultato, poniamoci il problema del perché questo soggetto sia così debilitato da non vincere i parassiti, e a quel punto diamo pure il Vermox. Ricordiamoci che i parassiti hanno anche una loro, in alcune malattie, hanno anche una loro
funzione, perché in alcuni casi, per esempio, ci sono, non so, mi viene in mente per il morbo di Crohn, malattia autoimmune in cui c'è una eccessiva risposta immunitaria, allora in quel caso paradossalmente gli ossuri sono positivi perché vanno proprio a inibire la risposta immunitaria, e abbiamo un caso in cui la risposta immunitaria è eccessiva. Quindi c'è sempre da considerare il caso, però nella stragrande maggioranza dei casi i parassiti intestinali ovviamente sono un danno, portano a perdere vitamine, portano a perdere piccole quantità di sangue, portano alla debilitazione e a dei disturbi locali e anche generali. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, commenta, seguimi anche su Instagram, su YouTube, sui miei podcast e iscriviti soprattutto al sito didattica.scienzatura.it.